tundra e libertà. Dopo 66 anni vi siete ritrovate. Eravate staffette del Gufo Nero, giusto? Parla te, sì. Parla lei. Parla te, io. Ed eravate insieme nel salvataggio di un inglese. Sì, è vero. Cosa è successo? Parla, dai, che non me lo ricordo più. Se lo ricordo. Lo stesso. Dai, dai. Abbiamo avuto la fortuna di trovarlo in un fienile, era già sul carro e non so neanche io cosa dire, cosa vuoi che ti dica io. Ce l'hanno portato fino a mezza strada. Poi quando la strada fa Albinea e Casina, ci hanno sparato i tedeschi, allora ci hanno mollato il ferito e sono scappati. Noi siamo rimasti là, in mezzo alla battaglia. E poi è arrivato un signore con un somaro. Un somaro che ci ha attaccato, L'abbiamo legato come fosse un salame intorno a questo mulo e poi siamo. E dove l'avete portato? A Secchio. Secchio, dove? A Recapito. Dove c'era la missione inglese? Sì, la missione inglese, era Secchio. Sì, sì. E voi eravate entrambi della squadra del Gufo Nero. Gufo Nero. E non vi siete mai più riviste per 66 anni? Mai. Ci vedevamo anche poco, perché uno andava da una parte, uno andava dall'altra. Io ero sempre in giro. Ed è la prima volta che vi rivedete dopo così tanti anni? Beh, siete in forma tutte e due. Beh, adesso se non venissero neanche a trovarmi, mi farebbero piacere. Scusami. Oh, dai. È informissima, signora. È bello quando si può parlare, camminare. Camminare, ma l'importante è avere la testa. No,